Allora, salve a tutti. Oggi presentiamo come diciamo, compilare tramite Launchpad, che è il servizio messo a disposizione di Ubuntu, da Ubuntu il programma nel caso specifico si tratta di VLC, il lettore, e noi adesso andremo a compilare la versione più recente, che non è presente nei repository di Natty, andando a prenderla dal sito ufficiale del progetto di VLC e poi caricandola con opportune accortezze sul Launchpad in modo che possa essere compilato e caricato nel repository. Si tratta del caso più semplice. Quello in cui cioè, non ci sono bisogno di particolari modifiche o di dipendenze da risolvere, però insomma abbastanza istruttivo per vedere come funziona, poi si possono vedere casi più complessi. Allora andiamo subito a vedere. Come prima cosa, ovviamente noi andiamo sul sito internet ufficiale di VLC e scriviamo appunto videolan.org, andiamo su download, scarichiamo ora ovviamente il sorgente del programma source code e prendiamo il file tar.bz2, cioè il file compresso che contiene il sorgente. Lo andiamo a salvare e lo salvo in una partizione che ho dedicato proprio a queste cose. Creiamo una cartella. È importante creare la cartella perché poi ci saranno, il processo di compilazione produrrà vari file, quindi è meglio metterli in una cartella apposita. Ecco, il programma si è scaricato. Andiamo nella partizione della nostra cartella VLC e per prima cosa dobbiamo modificare il nome per rispettare le convenzioni Debian, che sono nome del programma trattino basso versione punto .orig punto tar.bz2, in questo caso può essere tar.zip. Estraiamo tar.gz, estraiamo. Ci mette un po' perché è un bel programmazzo. Ok, adesso dobbiamo andare a prendere. Adesso vediamo ecco com'è la cartella lì all'interno. Adesso dobbiamo andare a prendere la cartella Debian da un pacchetto precedente. Questo è il metodo più semplice per fare le cose. La cartella Debian contiene le informazioni che servono poi per diciamo compilare il programma automaticamente. Andiamo sul sito di Ubuntu, packages.ubuntu.com, andiamo a cercare il sorgente. Ovviamente qui abbiamo la 1.1.9, noi daremo la 1.1.10 e scarichiamo, come vedete, il file .debian.tar.gz, che non è altro che la cartella Debian compressa. Questo processo è praticamente, si chiama debianizzazione del sorgente e consiste fondamentalmente nell'aggiungere questa cartella. Ecco, vedete, abbiamo salvato il file, lo estraiamo e abbiamo la nostra cartella Debian. Semplicemente la spostiamo dentro a quella del sorgente di VLC, cancelliamo il file compresso, non ci serve più, mentre il file della sorgente ci serve, e adesso andiamo a modificare il file changelog dentro la cartella Debian. Io semplicemente faccio un copia e incolla della precedente voce, attenzione a rispettare gli spazi e le righe. Mettiamo 1.10, invece qui ci metto Guiotic per distinguerlo.
e scriviamo la descrizione, che è a nostro piacere ovviamente. In questo caso semplicemente new upstream release, cioè nuova versione. Metto il mio nome perché sono io che lo carico. E ripeto, questo è il caso più semplice. In altri casi, quando ci sono veri cambiamenti all'interno del programma, magari ci sono delle dipendenze di compilazione da modificare, insomma, non sempre è così lineare come vedremo. Però in questo caso, per fortuna, c'è poco da fare, ecco. Salviamo il file. Ora apriamo, come vedete, siamo sempre nella nostra bella cartella principale. Apriamo nella, un terminale nella posizione della cartella di sorgenti e adesso dobbiamo dare il comando per la creazione del file debianizzato di sorgenti ed è debuild, come vedete, trattino S maiuscola trattino SA trattino K e poi un codice che è la chiave GPG che noi abbiamo caricato sul nostro account di Launchpad. A vedere questo. Ecco, come vedete, si tratta di questa chiave OpenPGP che noi abbiamo creato in precedenza, insomma, che ho creato in precedenza. E poi magari se volete spiegherò come, ma è molto semplice, trovate le operazioni online con semplice Google. Ecco, adesso sta costruendo il pacchetto. Attenzione, non è un pacchetto dep, è un pacchetto di sorgenti. Mi chiede la mia password, io gliela metto per sbloccare il portachiavi e abbiamo, vedete, segnato, cioè firmato il file, perché questo è assolutamente necessario per caricare sul Launchpad. Ecco, vedete i file che sono stati creati, c'è cioè il file originale, c'è e ci sono i file di supporto, diciamo, che servono alla compilazione online. Adesso andiamo a vedere di caricarlo. Prendo il vecchio comando dato in precedenza nel mio repository, in questo caso quello di testing. Ecco, copio il comando e metto VLC e poi faccio completare con il tab. Il file da caricare è source.changes, che poi automaticamente si porterà da solo tutto il resto. Il comando si chiama dput. Un trucchetto è usare il comando trickle per evitare di saturare la banda. In questo caso trickle-u30 35 vuol dire usa solamente 35 kb upload, ma non è indispensabile farlo, è solo una comodità per evitare di saturare la banda. E lui comincia a caricare. Finito il caricamento. E ovviamente ho saltato, insomma, non vi annoio con tutto il caricamento. Cosa succede? Succede che nel mio repository di testing avrò il file, però Launchpad mi manda anche una bella email che ancora non è arrivata per dire che ha accettato il file. Ecco, ancora non è arrivato qui, ma fra poco arriverà. Basta, in realtà basta un paio di un minuto o due al massimo. Ricarichiamo. Ecco, è già arrivato, insomma, dopo pochi secondi. Vedete, ecco, è già iniziata il building, cioè la costruzione, la compilazione. Dopo un po' vedremo che sarà finita. Ecco, vedete, per l'architettura Utrecht si è finita, intanto la MD64 continua, ma insomma questo è fondamentalmente
quello che serve.